entrato quasi senza accorgermene. Prima un piacere fatto a un amico. Poi l'insistenza di un superiore. Un altro favore a un uomo politico per ottenere una promozione. Un regalo troppo grande che ti arriva a Natale. E poi la carriera facilitata iscrivendomi all'associazione di Laudeo. E quando sei diventato importante, ecco arrivare un primo assegno, accettato come un gesto di cortesia. Poi un secondo, e poi un terzo, e una piccola compromissione, e poi una più grande. Un primo ricatto da subire, un ricatto da restituire ad altri, e i ricatti aumentano, si moltiplicano, diventano la condizione stessa della tua vita. Ti rendi conto che non puoi più vivere senza subire o fare subire dei ricatti. E dopo il ricatto si arriva al crimine. Finisci per vivere in compagnia del crimine.